nome è Alberto Bertone, sono il presidente e amministratore delegato di Fonti di Vinadio, meglio conosciuta come Acqua Minerale Sant'Anna di Vinadio. Qui produciamo circa 1 miliardo e 300 milioni di bottiglie, in crescita di circa del 30%, sono venuto qui 20 anni fa, non c'era assolutamente niente, non c'era neanche una sorgente. Siamo venuti qui, abbiamo individuato prima questa sorgente molto leggera, che è una delle sorgenti più leggere al mondo. In Italia esistono 350 fonti di acqua minerale, diciamo però le prime 5, tra cui noi siamo la prima, produciamo quasi l'80% di acqua minerale, primi soprattutto col brand Sant'Anna. Abbiamo iniziato in questi anni ad acquisire le prime aziende, le prime linee sono andate molto bene e oggi abbiamo quasi tutte linee Kronos nell'imbottigliamento dell'acqua minerale, ne abbiamo oltre 10 linee di Kronos e altre di altri fornitori che abbiamo comprato nel passato. Noi cerchiamo di guardare sempre alla tecnologia, non tanto quella attuale, ma quella che sarà nel futuro. E abbiamo scommesso con Kronos in impianti che sono sempre più veloci, in impianti che siano sempre più compatti, perché anche lo spazio è una risorsa scarsa. Per cui l'idea di andare con degli ergoblock, che sono dei pezzi unici tra soffiatrice, riempitrice, etichettatrice, a noi ha dato dei ottimi benefici. Noi abbiamo in tutte queste linee, abbiamo tutti questi multi-reel, perché per noi è inconcepibile non averli. Cioè, se compro la linea, la compro sempre più robotizzata e sempre con la possibilità di dare all'operatore, noi abbiamo un solo operatore per linea, di dargli il meno lavoro possibile, proprio perché queste linee molto veloci è indispensabile avere un multi-reel che ti dà la possibilità di avere il tempo per cambiare le bobine in tranquillità senza correre da una macchina all'altra.